Amici di Vigne e Cantine, il nostro viaggio in Abruzzo prosegue. Abruzzo, cuore verde dell'Italia, con ben 3 parchi nazionali, ma l'Abruzzo non è soltanto montagna, è come vedete alle mie spalle un lungomare meraviglioso. Siamo ad Ortona, in provincia di Chieti, e da questo belvedere ci sposteremo su un'altra terrazza a parlare di vini di eccellenza. Andiamo! Eccoci ad Ortona, con me Marco Scarinci, che è il responsabile dell'export dell'azienda Farnese Vini. Ciao Marco. Ciao Adua, buongiorno a tutti. Quanto Farnese Vini fa per l'export? Farnese Vini è un'azienda che nasce subito con un netto orientamento verso l'export. Quando parliamo di export, a me viene subito da pensare un po' nuovi mercati, anche se ormai mercati consolidati, ma soprattutto fruitori un po' diversi. Quello che mi preme è chiederti, per i giovani, qual è il tipo di comunicazione che un'azienda così giovane come la vostra fa? Per catturare l'attenzione dei giovani, sostanzialmente gli elementi da prendere in considerazione sono pochi. Innanzitutto un packaging molto accattivante. Bene, voi lo curate molto, vedo, sì. Delle etichette meravigliose, mi sembra di aver visto. Benissimo. Marco, io ti ringrazio, grazie di questa chiacchierata, ma non finisce qui perché noi adesso ci spostiamo e andiamo a degustare 2 etichette di Farnese. Ed eccoci dalla terrazza di Farnese Vini, siamo arrivati alla cantina. Con me Camillo De Iulis, presidente del gruppo Farnese, ma fondatore della Farnese Vini, vero? Sì, è vero. Benissimo, è vero. Ciao Camillo, ben ritrovati. Ciao, buongiorno. Entriamo nel vivo. Noi qui abbiamo delle etichette meravigliose, ma parliamo subito della prima, che è Colline Teramane di OCG. Non tutti lo sanno, ma a Teramo è stato dato la G, adesso spiego se la G, la G è una garanzia, e adesso è completato DOCG Montepulciano d'Abruzzo. Da quanti anni c'è la DOCG? Dal 2003. Dal 2003. Come viene recepito? Viene recepito magnificamente, perché è veramente un vino che ha corpo, ha profumi. Le Colline Teramane veramente si sente nel momento che si annusa il bicchiere. Cioè l'identificazione del territorio qui è veramente netta. È netta, sì, ecco, sì. Ecco, quindi sì, grande riconoscibilità. Sì. Beh, questo è un vanto, perché l'Abruzzo, che appunto è una terra di produzioni eccellenti, però ecco, abbiamo aspettato fino al 2003 per avere un riconoscimento ulteriore. Quali sono i mercati dove questo vino è più venduto all'estero? È più apprezzata nel nord d'Europa, per esempio Londra, tra Germania, la Danimarca. Tu che hai vissuto tanto tempo a Londra, un piatto tipico inglese con cui questo vino puoi abbinarlo, quale sarebbe? A Londra questo si chiama con T-bone steak, che sarebbe la fiorentina, con la cacciagione. Da questo vino io vedo un'etichetta particolare. Ci vuoi parlare di questa etichetta? Perché è una storia molto bella. Il nostro vino è stato scelto nel 2009 per il G8. Il Giotto dell'Aquila. Sì, e abbiamo prodotto sotto la scelta del governo italiano delle bottiglie limitate solamente per loro. Tra l'altro, la curiosità è proprio questa: al di là di essere stato usato di una delle cene di gala del G8, è stato l'unico regalo in vino che il Premier hanno avuto nelle loro suite. Parliamo invece di edizione 5 autoctoni, che è un'etichetta consolidata. Che vini sono e perché una scelta di un vino del genere? C'è una storia dietro a questo vino molto particolare. Noi dal 94 vendiamo a Londra a Hugh Johnson, che è uno dei scrittori di vino, come più tu sai, nel mondo. Certo. Venuto qui, noi avevamo il primitivo, avevamo il vino dalla Puglia, per esempio, Negramaro, Malvasia Nero. Malvasia Nera. E c'avevamo i Montepulciani e Sangiovese. E Sangiovese. E lui mi ha detto,
la sua voce inglese: ma Camillo, come mai voi non fate un super Abruzzo Puglia? Voi ci avete i vini. Ecco, dopo i super toscani facciamo anche un super abruzzese, giustamente. Bene, Camillo, guarda, parlare con te grazie. È sempre un grande piacere. Poi questo tuo modo che ti sei riportato di parlare da Londra grazie. È sempre molto diretto e comunicativo. Io ti saluto, noi grazie. Rimaniamo sempre in Abruzzo alla prossima puntata in provincia di Pescara.